A volte su YouTube capita spesso di finire su un canale senza senso, dove i video caricati non sembrano avere nessuna logica. Ma come in un puzzle, se non hai tutti i pezzi, non puoi capire ciò che hai davanti. Oggi vedrai uno di questi casi, e alla fine di questo video ti garantisco che rimarrai senza parole e con una sensazione molto strana. Ben Playhouse è un canale su YouTube creato nel 15 novembre del 2012. La descrizione del canale dice: rapisco gente e li faccio diventare i miei amici. Possiede anche un account Twitter, ma risulta abbandonato dal 2015, come il canale YouTube. Infatti, l'ultimo video risale all'8 novembre del 2015. Adesso passiamo ai video di Ben, i quali sono molto particolari perché hanno lo scopo di metterti a disagio. I video sono registrati in qualità bassa, ma ciò non è importante perché i video riescono ad avere quell'aria creepy. Questi video bizzarri prima o poi diventano virali. Grazie alle moltissime visualizzazioni ricevute, un utente anonimo su 4chan scoprì di aver visto gli stessi posti dei video di Ben in un altro video. Il ragazzo che stai guardando è Collins Hanson. Il suo account Twitter è stato creato nel 2015 e il suo ultimo tweet risale anche allo stesso anno. Collins non usava molto Twitter, lui preferiva fare i video su Vines. Cos'è Vine? Era una app dove potevi caricare i video di una durata massima di 6 secondi e successivamente potevi condividere su Twitter. Collins usava molto questa app e un giorno caricò una serie di video che chiamarono molto l'attenzione, perché dall'ultimo video caricato su Vines non si ha più notizie sue. Vediamo questi video. Time to go on a stroll around the neighborhood. It's an abandoned mental facility about a mile away from my house. An abandoned mental facility. Oh, that door's open. Should I go in? Should I not go in? Turning on the flash because you can't see anything. Per molte ore Collins non carica altri Vines, ma all'improvviso. Thank you.
Dopo quest'ultimo Vines, Collins è sparito e non si ha alcuna informazione su di lui. I suoi social risultano completamente abbandonati. Se sei stato molto attento ai Vines che ti ho fatto vedere prima, avrai notato qualche similitudine con i video di Ben. Ti ricordi cosa ti avevo detto riguardo alla descrizione del canale? Rapisco gente e li faccio diventare miei amici. La teoria più plausibile di questa storia è che la persona che vedi nei video di Ben sia in realtà Collins. E se traduciamo in italiano i titoli dei video, la teoria di prima prende ancora più forza. Uno degli ultimi video, vediamo Ben su un aereo e con gli stessi vestiti di Collins. Invece, nell'ultimo video, c'è una donna truccata, molto probabilmente un'altra vittima. Chi è veramente Ben? Probabilmente siamo davanti a un assassino seriale. Ricorda che questa storia è venuta fuori così dal nulla. Figuriamoci quanti altri casi simili ce ne sono su YouTube. Torniamo a Collins. Se questa storia fosse vera, nessuno è riuscito ad aiutarlo. Il destino di Collins era segnato e destinato a finire su un canale YouTube. Prova a immaginare cosa avresti fatto se tutto questo fosse successo a te. Se il video ti è piaciuto, lascia un like. E ricordati di cliccare sulla campanella, in modo da non perderti nessun altro dei nostri video attraverso le notifiche. Noi ci vediamo in un altro video.